Nella parasha di questa settimana si parla degli abiti che doveva indossare il Kohen quando entrava a fare il suo lavoro all'interno del Bet HaMikdash. Una cosa che è interessante che dice la Torah è che nel Me'il, ossia nell'abito esterno del Kohen, ci dovevano essere dei campanelli, cioè quando il Kohen si muoveva si doveva sentire un rumore di campanelli. E il Kohen non poteva assolutamente togliere questi campanelli durante tutto il tempo del suo lavoro. Che cosa rappresentano questi campanelli? La prima cosa che ci dicono i Chachamim è che i campanelli tengono svegli la persona. Quando una persona si muove e sente un campanello, si risveglia. È quello che ti insegna la Torah. E quando si fa un lavoro kadosh, quando si fa un qualche cosa di kadosh, di sacro, bisogna essere svegli, bisogna essere veloci, non ci si può addormentare, non si può essere annoiati. Una persona studia Torah, deve rimanere sveglio, deve essere sempre veloce in quello che fa. Una persona fa tefillah non può abbattersi mentre fa tefillah, ma deve essere sempre con simcha, con gioia. In Polonia abitava un grande maestro che si chiamava Rabbi Yitzchak Huttner, è famoso perché questo maestro quando studiava Torah studiava sempre con un asciugamano bagnato nella testa in modo di non addormentarsi mai, aveva paura di addormentarsi e di stancarsi mentre studiava. Invece quello che ci insegna la Torah, bisogna essere sempre svegli, questo è il senso dei campanelli. Un'altra spiegazione che dà il Midrash è che il campanello avvisa l'entrata del Kohen all'interno del Bet HaMikdash. Quando si entra in una casa non si può entrare aprendo la porta senza avvisare. Quando si entra in una classe, quando si entra in un posto che non è il tuo posto, non puoi entrare senza bussare la porta. I campanelli rappresentano il Derech Eretz, ossia rappresentano l'educazione. Prima di entrare in un posto che non è suo, cioè il Bet HaMikdash, che è il posto di HaKadosh Baruch Hu, il Kohen doveva avvisare della sua entrata il padrone del posto, cioè Dio, con il rumore dei campanelli, come se bussasse la porta. La Torah ti viene in questo modo ad insegnare che non si può vivere la Torah se non si è educati, se non si ha un Derech Eretz. Derech Eretz kadma la Torah, l'educazione viene prima della Torah. Sono le due cose che noi impariamo dai campanelli dell'abito del Kohen. Uno, l'essere sempre svegli, essere sempre capaci di lavorare, e la seconda cosa, essere molto educati quando si lavora con la Torah e quando si vive la Torah.